un incontro su rispetto della Costituzione e disobbedienza civile, a sentire queste due espressioni dovrebbero essere in antitesi tra loro, teoricamente. In realtà? In realtà noi abbiamo una Costituzione che deve essere rispettata da tutti, perché lo stabilisce l'articolo 54, dice tutti i cittadini devono essere fedeli alla Costituzione, ma quelli che svolgono funzioni istituzionali devono obbedire alla Costituzione con disciplina e onore. Se non che accade una cosa molto grave, che i legislatori, in particolare il governo, fanno delle leggi che sono contro i principi costituzionali. E questo è motivo di grande preoccupazione e di grande sperpero del denaro pubblico, perché queste leggi sono rivolte a favorire delle grandi opere che sono contro l'utilità sociale e che comportano delle sperpere di denaro pubblico per miliardi di euro. Faccio un esempio: la legge Sblocca Italia è una legge sicuramente incostituzionale, una legge nella quale sono previsti impieghi di miliardi per grandi opere che non sono socialmente utili, ma che sono disastrose per la collettività. Mi riferisco all'alta velocità, mi riferisco alle trivellazioni nel Mar Ionio, mi riferisco a tante altre opere, quelle che sono, che si fanno all'Aquila, eccetera. Ora noi dobbiamo chiedere ai cittadini di ribellarsi a queste leggi, che non sono leggi ma sono provvedimenti amministrativi travestiti da leggi, per cui chiediamo la disobbedienza civile, come c'è sempre stata dai tempi di Antigone, quando Creonte stabilì che Polinice non dovesse essere sepolto. Antigone si ribellò allo zio e disse: no, io mi ribello perché questo va contro il diritto di tutti i cittadini di essere sepolti. Cioè, voglio dire, la disobbedienza civile qua non è un fatto di contestazione astratta, ma è la richiesta di rispettare i diritti inviolabili dell'uomo e soprattutto di rispettare la Costituzione repubblicana. Quindi noi dobbiamo informare i cittadini di queste leggi. Pensi che ci sono dei criminali che sono sotto processo oggi davanti al Tribunale di Firenze, che sono autori di leggi criminali. Cioè, la legge Sblocca Italia è stata fatta da una persona che io ho inquisito in Commissione Antimafia circa 20 anni fa, e lui stesso ha detto: io sono chi ha fatto questa legge. Questo signore, che si chiama Ercole Incalza, l'ha fatto insieme ad un altro che però dovrebbe essere la controparte dello Stato, cioè che è un imprenditore privato, che hanno fatto una legge che riguarda lo Sblocca Italia, ma anche hanno fatto la legge che è stata ritenuta criminale dallo stesso presidente dell'ANAC, cioè dell'autorità anticorruzione, cioè la legge che consente di dare senza appalti, senza gare di appalto, i lavori a società che non hanno titolo per averli. Quindi, diciamo, è una situazione molto complessa, però che noi dobbiamo spiegare con calma, per dire che noi stiamo portando l'Italia alla rovina grazie a queste leggi che sono criminogene, fatte da persone sotto processo penale, che non possono essere considerate persone affidabili per quello che hanno fatto. Quindi è un tentativo che facciamo per chiamare l'attenzione dei cittadini sul fatto che non possiamo stare a guardare, dobbiamo ribellarci a queste leggi. Senta, a proposito di leggi che nascono e si formano in modo strano, il disegno sulle unioni civili sta seguendo il dibattito, che questa ne sarà? È un'altra questione, però sì. Sulla questione delle unioni civili io credo che noi dobbiamo prendere atto di una realtà che già esiste di fatto e che dobbiamo legalizzare, cioè disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e anche il fatto che queste possano adottare dei figli. Quindi non è che ci possiamo ribellare, perché anche se ci ribelliamo la situazione è tale per cui noi abbiamo già
delle persone che hanno questa situazione, cioè due per il maschi, due donne che hanno dei figli. Quindi anche se noi facciamo una legge contro, noi abbiamo una realtà che si oppone alla legge. Allora noi dobbiamo disciplinare questa realtà, accettarla senza drammatizzare, perché è un fatto che già esiste, capito? Quindi non è che possiamo stravolgere quella che è la volontà della maggioranza dei cittadini. Certo. Senta, lei poi questo c'è anche una raccomandazione dell'Unione Europea, cioè il Parlamento Europeo ha detto che noi dobbiamo fare una legge che già esiste in tutti gli altri stati, non ci possiamo mettere contro tutta la volontà di tutti gli europei. Lei è indagato a lungo sul caso Moro, tra quelli che è indagato più a lungo, della pista dell'Andrangheta che è venuta fuori di recente, che ne pensa? Tanti anni dopo. È una pista vera, è una pista non inventata, perché contrariamente a quello che io pensavo al momento in cui ho fatto le indagini sul caso Moro, in via Fani c'erano esponenti dell'Andrangheta che hanno partecipato all'assalto contro gli uomini di scorta a Moro. Quindi non è frutto dell'invenzione di mitomani, è una realtà che dobbiamo accettare, perché la verità deve prevalere. Una democrazia senza verità, diceva Moro, è costruita sulla sabbia. Senta, un'ultima cosa, le riforme della giustizia sempre in corso, l'ultima è l'accorpamento del tribunale per i minorenni con quell'ordinario. Come la vede lei questa riforma? Guardi, questa è una materia un poco particolare, sì, che non mi è congeniale, ma io credo che si possa effettivamente prevedere un accorpamento, che sia utile questa scelta, perché non bisogna fare dei tribunali speciali per i minorenni, bisogna fare delle sezioni specializzate del tribunale ordinario. L'ultimissima, lei è stato docente all'Aquila, come vede questa città tornandoci? Ma ci sono dei segnali positivi che io vedo con grande speranza e con grande amore per questa città, che io ho apprezzato nel corso di questi ultimi 20 anni. E dall'altra vedo invece degli episodi di corruzione, di sperpero del denaro pubblico, di pessimo comportamento della pubblica amministrazione, che mi lasciano molto perplessi. Per cui ritengo che la magistratura, che è guidata qui da un procuratore che io stimo molto come Fausto Cardella, possa fare il suo dovere per ristabilire il principio di legalità in questa città. Legalità costituzionale e disobbedienza civile, questo è il tema del convegno, due concetti apparentemente in antitesi. Solo apparentemente in antitesi, come sicuramente dimostrerà con la sua abilità e la sua bravura Ferdinando Imposimato, perché non sempre la legge corrisponde a quelli che sono gli interessi pubblici di una nazione e dei suoi abitanti. La legge dovrebbe essere sempre emanata, approvata ed emanata nell'interesse della collettività. Purtroppo tutto questo non accade, non accadeva in tempi lontani. Per fare l'esempio più eclatante, parliamo delle leggi razziali del 1934, ma anche di recente non mi sembra che tutti i procedimenti legislativi si concludano con provvedimenti che diano utilità e benessere alla popolazione. Senta, lei ha rischiato, tra virgolette, se mi passa il termine, di essere il candidato presidente della regione del Movimento 5 Stelle. Questo movimento le piace? Potrebbe essere un futuro approdo anche in vista di altri appuntamenti? Che ne pensa? Se devo essere sincero, io penso di stare lontano quanto più è possibile da partiti e movimenti politici, pur stimando molto molti degli appartenenti al Movimento 5 Stelle, così come molti degli appartenenti a vari partiti politici. Non mi piace, e lo dico con grande sincerità, nel Movimento 5 Stelle questa organizzazione gerarchica e verticistica che secondo me soffoca le potenzialità vere.